Governo, sanità, agricoltura e conflitto in Ucraina. Sono stati questi i temi principalmente toccati nella prima giornata del forum L'Italia che verrà, presso la masseria di Bruno Vespa a Manduria. Ad aprire l'incontro, la Premier Giorgia Meloni, che ha chiarito la linea del governo su più punti, dal PNRR al taglio del cuneo fiscale, fino al commosso ricordo per Giulia Tramontano, e all'ex Ilva, sulla quale la Premier ha rassicurato di voler mantenere la presenza dello Stato, garantendo la produzione di un acciaio di qualità. Al forum hanno partecipato anche i ministri dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, della Sanità Orazio Schillaci e della Difesa Guido Crosetto. Decisiva la presa di posizione di Crosetto sulla guerra russo-ucraina. Le trattative di pace possono arrivare solo se una delle due parti si rende conto di non poter vincere la guerra, ha dichiarato Crosetto parlando della Russia. Molti gli appuntamenti previsti anche per domani, a iniziare con il panel a cui sarà presente il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e al face-to-face di Vespa con il presidente Michele Emiliano.